Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Simi Gamers. È mattina presto, sono svegliata molto presto per fare questo video che non ho potuto registrare ieri. Il gioco che vi porto oggi è della Square Enix, come vedete adesso, e della Dontnod, cioè quelli di Life is Strange. Questo è un minigioco che la Dontnod ci ha regalato ed è il prologo di Life is Strange 2. PlayStation 2, ragazzi. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. Devo fare qualcosa? Forse non può. It's just me, Captain Spirit, who can bend all matter to his will. Capitano Spirito. I did it. I still got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. I gotta have a cool cape to fly. Good thing I have one. Mask or no mask? Secret identity or not? Sì, sì, con la maschera, con la maschera. Non so quanto le scelte influenzino questa cosa. Looks cool so far. Let's see. What about the armor? Ma è pesante, ma è leggera, che pesante, oh. Deve volare. Oh, cool. So cool. Should he be dark or colorful? Colorato, un bimbo, colorato. Cioè, gli ho appena tipo fatto fare Spider-Man. Cos'è? Un altro supereroe? Cioè, Captain Spirit è un nuovo supereroe. Beware, Mantroid. Watch out.
Captain Spirit is ready for battle. Non l'ha fatto coloratissimo, potrebbe farlo giallo, blu scuro. Questa bambina è adorabile. Hello Saturday morning. I can okay. do anything I want today. Fai tutto quello che voglio oggi. Allora, giocare, guardare. Here comes the shark stinger. La scuola mobile. Fatta lui la scuola mobile. So giocare con la scuola mobile. Ooh, the shark stinger is looking for victims. Look out! Here comes the evil car! That pedestrian better get out of the way. Non fare niente. Io faccio mangiare. Sono stata cattiva a fargli mangiare. Innocent people. Nobody should die like that. Mantroid and his minions will pay for this. Ah, ok. Ci pensa lui. Next time I tell you to come, don't ignore me. But I... Don't. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Pour yourself some milk. Il famoso papà affettuoso. Affettuosissimo. Breakfast of Champions. La colazione dei campioni. E te la colazione ti bevi la birra? Sei un elemento che non mi piace, te lo dico. Se non è qui, tipo la descrizione dell'infanzia del ragazzino nel Life is Strange 2. Mi piace come faceva mamma. Sunny side up. Like mom used to make. Yeah. Me too. But that's not gonna happen. I know. You can't keep saying mom used to do this or that. I know more than anybody, Chris. I know. Okay? Yeah. Okay. Stai bevendo? You're drinking beer before you eat? Well, yeah, it's game day. Dads are allowed to drink early. Hey, I don't need a lecture from my son. Thanks. I don't drink that much. Che è successo alla madre? Tipo... I mean, what am I supposed to do in this fucking town? Go to church like all these assholes? Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. What are you, bad? Hey, is your arm okay? Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? Stop that. No, it's fine. I worked it out. I just want to make sure you're okay, buddy. So you must be excited for Christmas. Sì, anche tu. Oh yeah, are you excited too? I don't know. Santa probably put me on his naughty list this year, huh? Nah, Santa says you still get a present. What do you want? Whatever makes you happy, Chris. That's the best gift ever. Dai, non è così male. Oh, Saturday, are we gonna get a Christmas tree? Bravo, ragazzo. You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are.
but I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Qualcosa mi dice che non ci andremo. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Addirittura. Dorme sì. È gonfio, perso. Povero bimbo, povero. Okay. What would Captain Spirit do? Allora, prima di tutto vediamo che c'è nel frigorifero e tentiamo di capire che cavolo è successo a nostra madre. Hanno macaroni al formaggio, bevo il latte e gli avanzi. Oh, fame! Buttiamoli via. Facciamo le persone brave. Super lunch. Score. 2 points. Piatti. All right. I poteri. Ah, ok. Mega pulizia. Jesus, what was that? What the hell are you doing in there? Le mie fantastiche cose da fare. Allora, adesso posso fare il costume Captain Spirit. Forse avrò quello che mi serve qui in giro. Il tesoro di Captain Spirit è sepolto qui intorno. Ho sentito che Nevevante vuole distruggere la nostra città. Solo io posso fermarlo. Potrei allenare un po' la mira su queste pericolosissime lattine di birra. La mia squadra di supereroi è forte, ma devo tenere d'occhio Metroid e la sua squadra di super cattivoni. Potrei giocare a Monster Party 2, ma prima devo sbloccare il telefono di papà. Ok. Questa volta lo scaldamagno non riuscirà a sconfiggere. Lo scaldamagno è lo scaldamagno. Allora, profumo. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. Sì, ma tua madre, che cacchio di cacchio di fine ha fatto? That does not look good. Possiamo aggiustare? Oh! Ooh, the mystery of the secret key is solved. Io però non sapevo nessun mistero della chiave segreta, ma va bene lo stesso. Yes. Apri e chiudi il tuo... Ah, ok, lì vedo cosa c'è nell'inventario. Che figata, accendiamo la lampadina così per più. Light on. Now I must explore. Without being discovered. Pantalone. Yuck. His pants need to be washed. I swear, Dad wears them every day. Che schifo. Only the neomagnetic waves of my cleaning machine can save these pants now. I can't wait to get a real pine tree. I'm too old to be measured now. Right? Poverino, vuole essere misurato. Apriamo l'armadio, vai. Vediamo se c'è qualche scheda nell'armadio. Ah, c'è una lettera. La leggiamo subito. Dad never told me he had a new friend. Ah, ok. Ciao, insomma, se... Sì.
I'm still waiting to meet your son and I... Okay, papà c'ha una nuova amichetta. Posso leggere di più, ma che vedo. Ok, ciao, scusa per quello che ti ho detto l'altra sera, ero incazzata perché sembra sempre che non mi ascolti quando mi sfogo. Il mio lavoro a volte è molto stressante e so che stressa anche te ed è per questo che voglio essere una parte della tua vita. Mi dispiace vederti così triste quando tu mi rendi così felice. Non vedo l'ora di conoscere tuo figlio, no? Ma ho la sensazione che tu ti vergogni di me. Non arrabbiarti, spero di sbagliarmi. A volte dici delle cose che mi feriscono. Ci tengo tantissimo a te, volevo solo dirtelo per farti capire. Vedo un futuro insieme a te, quindi spero che tu sappia che questo messaggio viene direttamente dal mio cuore. Tua piccola ballerina. Allora, questa è tipo una ballerina di lap dance, sicuro. Dad used to always talk about this basketball. È firmato dai cose. Console. Playbox. Oh my god. Dad actually got me the new Playbox? No way. Che bravo ragazzo. Scatola. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Era un... That's scary. So we moved because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Povero padre, gli è andata un po' male le cose, eh? È andato un po' male, un po' bel po' di cose. Non sappiamo la moglie che cacchio di fine abbia fatto, se è morta o se tipo li ha lasciati. Però dato che le ha detto sai che non te li farà, sembra proprio che li abbia lasciati. Non play mom's records as much as before. Mettiamo noi, adesso si arrabbia nostro padre perché abbiamo messo un disco di nostra madre, che è Madonna, no? Cos'è? Madonna. E lui manca la mamma, eh. Lover, when you don't lay with me, I'm a heart. So che mi dovrei alzare e andare avanti con il gioco, ma... For a husband lost at sea. If I had you here, braid our hair together. Alziamoci, va? I love listening to mom's old records. Borsa sportiva. Oh, I could use this to make some cool armor. Okay. Indossa. Non ci siamo messi. Yes, this will totally protect me from mantroid. Okay, that's a good start. Now it's time to build the rest of my costume. If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Christmas rules, bring me the presents. Intervista? Ah, si intervista te stesso? Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? We will forgive them if they don't join Mantroid. He's not worth it. We have to live in peace, or you will destroy them. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice. And always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Radio Eroe, WHERO News. Ok.
Trucchi. Now I can use that makeup from Halloween. Ok, riprendiamo così ci trucchiamo. I sense danger. Man. Superpotere e via. Ci trucchiamo. No one will guess my secret identity now. Ok. One more piece and I'm almost done. Manca solo un pezzo e quasi finito. Apriamo l'armadio. Eccolo. Gotta have a super cape. Only Captain Spirit can wear it. Abbiamo trovato l'ultimo pezzo. Indossiamolo. I can feel the energy flow through me. I have the power. Vai, papà, sblocca. I need a pin code. What is it? Devo trovare il pin. Leggiamo la lettera. Cara Charles, volevamo solo dirti quanto ci teniamo a te e a Chris. So che la vita è diventata molto più dura quando Avery ci ha lasciati, ma siamo ancora una famiglia e vogliamo che tutto rimanga come prima. Per questo vogliamo assicurarci che Chris riceva tutte le attenzioni che ha bisogno e la sua tenera età. Siamo sempre stati rasti con te, quindi prendere le nostre preoccupazioni come un segno d'amore e lo stesso tipo di amore con cui hai amato nostra figlia. Abbiamo sentito che sei stato coinvolto in una lista al bar, ma la polizia non ha voluto arrestarti, grazie al cielo. Abbi cura di te. Vogliamo aiutarti? E se sei d'accordo, verremo a prenderci cura di Chris per il prossimo anno e per tutto il tempo di cui hai bisogno. Vorremmo anche che tu prenda considerazione di Andrea e l'idea di entrare in un gruppo di supporto. Ok, questi sono i genitori, probabilmente. Mamma e grandpa are so... Non ti stiamo giudicando. No way I'm ever leaving dad. Vogliamo solo farti capire che ci teniamo mettendo a disposizione la nostra casa e dimostrandoti il nostro amore per tuo figlio. Forse una lettera potrà sembrarti impersonale, ma non vogliamo metterti fretta. Se pensi che siamo troppo invadenti, ti prego, perdonaci. Vogliamo solo che tu sappia quando ci teniamo a te e a Chris. Siamo qui per entrambi. Sempre, Peter. Ah, questi sono i nonni, quindi i genitori di nostra madre. Aggiungi il pantalone di papà. Foglietto. Esamina il foglietto. No, 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 no. I hope I set this right. No. No. Il foglietto ce l'ha scritto sicuramente il pin. Oh, God. I hate going in there. I can't wait to get a real pine tree this Christmas. Like we used to with Mom. Apriamo la porta buia, va? Credo di aver fatto un casino, ho tipo lavato il foglietto e adesso invece c'è scritto il pin sul foglietto. Oh my god. Perché chiudi la porta che non ci vediamo niente? What? Careful. I think I'm not alone. Sono i suoi pensieri. Cos'è qua? You have the power, Captain Spirit. You have the power. Cos'è? Il mostro della lavatrice, dico. È lo scaldamagno, ok. You can do it, Captain Spirit. Doma, vai, vai, Captain Spirit. Vai, 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 vai. Abbiamo sconfitto? Bellissimo perché vediamo tutto con gli occhi di un bambino, quindi lo scaldabagno è un mostro perché c'ha gli occhi. Ok. Yes.
Sono state bravi, abbiamo domato lo scaldabagno. Dato che abbiamo portato a termine almeno un compito, io direi di fermarci per questo primo video di introduzione di le fantastiche avventure di Captain Spirit. Io vi saluto, spero che questa piccola miniserie, perché essendo un minigioco sarà una miniserie, Someday, Dad and I should add traps to the house. per tenere Keep lontani i enemies nemici. away, like me and È Troy. molto carino questo gioco, non so se vi piace da vedere, ma da giocare è molto carino. Io vi ringrazio di aver visto questo video, vi invito a lasciare un bel like e a condividere il video se vi è piaciuto e un saluto a tutti da Steve.